Ciao a tutti amici di Inside Two Games, siamo di nuovo ritornati sul nostro bel COD e purtroppo siccome poi ragazzi e ragazze vi racconterò un po' meglio, siccome è tardissimo dall'orologio lì, non so se si vede, comunque sono all'incirca le 2, sto registrando questa cosa proprio in live subito. E per quanto riguarda, io ho già registrato, ho già fatto una sorta di intro per quanto riguarda COD, che ho provato una modalità, non so se c'è ancora, una modalità fighissima che per quanto riguarda aerei e queste cose qui. Siccome ero abituato a vedere aerei su Battlefield, non dico che è la stessa cosa, comunque è un grande inizio perché COD sta sviluppando anche queste tipologie di cose. Poi avevo fatto un grandissimo match per quanto riguarda un'altra modalità, cioè che non è una modalità, è una skin, una nuova mappa, che era ambientata tipo che noi eravamo dei soldatini. Tutti noi siamo stati piccoli e tutti noi abbiamo avuto i soldatini di plastica, quelli che giocavamo quando eravamo piccoli. E in poche parole siamo quelli che ci dobbiamo ammazzare. E la mappa prevede tipo c'è le persone giganti a fianco che giocano, che si siedono, che ci guardano. Comunque, avevo registrato anche in quella mappa fighissima, in quella skin lì fighissima, ma purtroppo si è corrotto il file e niente. Poi non posso spiegarvi proprio bene, bene, bene. Comunque, ho avuto problemi col PC e quant'altro dopo tanti sacrifici per averlo preso. Comunque, dopo tanti sacrifici per averlo preso, adesso sto risolvendo finalmente di nuovo. E niente, mi raccomando di iscrivervi al canale se non siete iscritti, lasciare un bel pollice all'insù, attivate la campanella e seguitemi su Instagram, vi metto il link in descrizione. E io raga già ho registrato, cioè sto facendo la intro da parte proprio perché siccome ho problemi con il PC, quindi sto registrando tutto tramite PowerDirector. L'applicazione che già nel video scorso, se non avete visto il video scorso, andatevelo a recuperare. Vi ricordo anche che ho messo anche la recensione di PES, cioè una mini recensione di PES 2019 una settimana fa circa. Mi raccomando, andate a recuperare anche i video vecchi se ancora non l'avete visti, i vari vlog che ho messo anche quando sono andato al cinema, queste cose qui. Quindi, utilizzando l'applicazione PowerDirector, non dico che è la stessa cosa come quando si utilizza un PC, ma bene o male riesco a sincronizzare l'audio, queste cose qui per il sync, tutte queste cose qua. Quindi, siccome non riesco però a aggiungere la facecam perché mi risulta ancora un pochino più complicato, in questi video, in questi giorni, abbiate pazienza, ma farò tutti i video con intro magari da parte oppure solo audio con giustamente gameplay e senza facecam per il momento. Poi, appena potrò, di nuovo vi ricaricherò le facecam e quant'altro. Io vi ringrazio sempre di cuore per il supporto. E poi un'altra cosa, raga, fatemi sapere voi sotto nei commenti che tipologia di video volete vedere, perché io non è che non so cosa portarvi, però sinceramente non so, non è che non so cosa portarvi, però sono indeciso su cosa portarvi, siccome lo so che adesso è estate, quindi video un po' così, però siccome sto vedendo un po' magari una mancanza di, diciamo, voglia nel seguire un determinato video, non voglio abbandonare nessun gioco perché non è il mio caso, non ho mai abbandonato nessun gioco, anzi, a distanza di mesi, ma ve li ripropongo. Anzi, restate aggiornati sul mio canale perché a breve riporterò Rainbow Six Siege con il nuovo aggiornamento e riporterò GTA con qualche altra chicca. Magari fatemi sapere se volete vedere ancora Deathmatch, queste cose qui, anche se non credo, oppure vi porto delle particolarità. E fatemi sapere anche sotto nei commenti poi voi che tipologia di video o che gioco volete vedere. Mi raccomando, io adesso vi lascio al gameplay, vi voglio ringraziare sempre di cuore per il supporto e niente, raga, bella. Ciao a tutti amici di Inside Two Games, siamo ritornati sul nostro bel amato COD World War 2. E con questa nuova modalità degli aeroplani, raga, è un deathmatch sugli aerei, davvero una figata. Vai, vai, vai.
sono morto però. Grande, abbiamo ucciso subito il nostro primo avversario così. È davvero una figata, raga, perché è un deathmatch fatto sugli aerei. Cioè, io ho buttato, vabbè, l'ho fatto fuori, ma va bene così. È la primissima volta, raga, ci sto giocando con voi. Tipo in live, non proprio live diretta streaming, ma in live nel senso ho acceso il microfono modalità e ho detto adesso la porto sul canale. Io penso e già vi ho spiegato dalla intro, perché farò sicuramente la intro, pensandoci bene, farò sicuramente la intro separata dal gameplay vero e proprio, che è questo qui. Quindi vi voglio dire anche questo: siccome sto avendo un pochino di problemi sempre PC bla bla bla, come vi ho già spiegato, tanto qua ormai sono morto. Quindi siccome sto avendo problemi anche nel sincronizzare la facecam e tutto, come infatti ho già buttato un gameplay per questo motivo, lo so che i fan mi vogliono vedere tutto, però però almeno bisogna pazientare un poco, poi appena sistemerò tutto ritorneranno anche le facecam tranquilli. Anzi, dalla intro già avete detto, penso, perché lo dirò, ritornerà anche a Rainbow Six Siege, ritornerà GTA però con delle curiosità, non Deathmatch forse, raga, perché davvero le scatole prime ormai. Ecco, cerco di portarvi sempre novità. Intanto vediamo un po'. Per poco, raga, ci siamo salvati per poco, vabbè, che tanto adesso ci penso il nemico a non buttarci giù. Anche se devo dire, come movimento dell'aereo, sia COD che Battlefield sono abbastanza divertenti, ma per quanto riguarda COD preserva lo stesso gameplay, anche Battlefield preservano lo stesso gameplay che hanno quando si gioca a piedi, no? Normalmente, cioè COD frenetico con i movimenti veloci, Battlefield quel pizzico di realismo in più, un po' più pesante da muovere, ma ci sta, ecco, se no sembra tutto tipo un copia e incolla, ecco, ci sta. Intanto io voglio seguire sto tipo. Mamma mia, raga, che poi io purtroppo, prima di diventare youtuber, di caricare video sul canale e quant'altro, vai così una doppietta subito, facciamo una tripletta, che ne dite? Prima di diventare youtuber, a caricare video e quant'altro, io ho fatto una marea di cose sempre su Xbox One, PlayStation 4. Adesso sto giocando su PlayStation 4 e poi, ho detto, apro e chiudo parentesi, io registro sempre in maniera senza tagli, raga, se c'è qualche taglio, o perché magari, non so, si è spento il microfono, vabbè, preso in pieno, prima o poi lo dovevo prendere quel dirigibile, o perché si è spenta la fotocamera quando faccio le facecam, oppure in questo caso si spegne il microfono, queste cose qui. E niente, raga, quindi io registro senza fare tagli. Intanto Vittoria registro senza fare tagli, in full HD a 60 fps. E non faccio tagli al gameplay. Vi stavo dicendo, ragazzi, siccome avevo fatto un'infinità di cose che davvero avevo materiale per anni e anni, però ecco, non ero youtuber, non caricavo video, e quindi ho avuto già dell'esperienza con gli aerei su Battlefront il primo. Quindi ecco, era questo. Vediamo un po' adesso. Vabbè, raga, tutto sommato, dai, 5 incisioni, quello che è. Va bene, ragazzi e ragazze, spero che questo video vi sia piaciuto, è un video un po' così diverso dal solito, dopotutto sta appena passando l'estate. Spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mi raccomando spolliciate, attivate la campanella, iscrivetevi al canale, seguitemi sulle mie pagine Instagram, metto il link in descrizione. Io vi ringrazio sempre di cuore per il supporto, fatemi sapere voi sotto nei commenti se volete vedere altri video del genere, oppure fatemi sapere, come dico sempre, voi sotto nei commenti, che tipologia di video volete vedere, oppure che gioco volete vedere. Questo ve lo dico sempre. Come ho detto, seguitemi su Instagram, metto tutti i link in descrizione. Condividete, intanto qua sto anche spacchettando un pochino, condividete il video sui vostri social. E a breve, come ho detto, ritornerà anche Rainbow Six Siege, GTA, ritornerà anche un nuovo gioco che non voglio spoilerare niente assolutamente, raga. Scusate il giochetto di parole, io vi voglio ringraziare di cuore, ci vediamo alla prossima. Ciao da Inside to Games.